In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio perché faccia vita perenne. Nella divina volontà tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 7, capitolo 34, 28 luglio 1906. Continuando il mio solito stato, per breve tempo è venuto il benedetto Gesù. Ed io appena visto l'ho preso e me lo sono stretto nelle mie braccia, ma tanto come se lo volessi rinchiudere nel mio cuore. In questo mentre vedevo persone intorno a me che dicevano: come ardita, troppa confidenza si prende. E quando uno si mette in confidenza, non si tiene quella stima e quel rispetto che si deve tenere. Io mi sentivo tutto rossore nel sentire ciò, ma non potevo fare diversamente. Ed il Signore ha detto a quelli: allora si può dire che si ama, si stima e si rispetta un oggetto quando lo si vuole fare proprio. E quando non lo si vuole fare suo proprio, significa che non l'ama e quindi non ne fa né stima né rispetto. Come per esempio, se si vuole conoscere se ama le ricchezze, parlandone di ricchezze ne fa la più alta stima rispetto alle persone ricche, non peraltro perché sono ricche. E tutte le ricchezze vorrebbe farle sue proprie. Se poi non l'ama, solo al sentirne parlare se ne infastidisce. E così di tutte le altre cose. Onde, invece di biasimarla, merita lode. E se mi vuole fare suo proprio, significa che mi ama, mi stima e mi rispetta. Capitolo 35, 31 luglio 1906. Continuando il mio solito stato, per poco è venuto il benedetto Gesù e tutto abbracciandomi mi ha detto: figlia mia, la semplicità è alle virtù come il condimento alle vivande.
Per l'anima semplice non ci sono né chiavi né porte per entrare in me, né io per entrare in essa, perché da tutte le parti può entrare in me ed io in lei. Anzi, per meglio dire, si trova in me senza entrare, perché per la sua semplicità viene ad assomigliarsi a me. Sono spirito semplicissimo e che solo perché sono semplicissimo mi trovo dappertutto e niente può sfuggire alla mia mano. L'anima semplice è come la luce del sole che adonta di qualunque nebbia o che i suoi raggi passano per qualunque immondezza. Rimane sempre luce e dà luce a tutti, ma mai si cambia. Così l'anima semplice, qualunque mortificazione o dispiacere possa ricevere, non cessa di essere luce per sé e per quelli che l'hanno mortificata. E se vede cose cattive, essa non ne resta macchiata. Resta sempre luce, né mai si cambia, perché la semplicità è quella virtù che più si rassomiglia all'essere divino e che solo per questa virtù si viene a partecipare delle altre qualità divine. E che solo nell'anima semplice non ci sono impedimenti né ostacoli per poter entrare ed operare la divina grazia, perché essendo luce l'uno e luce l'altra, facilmente una luce si unisce e si trasforma nell'altra luce. Ma chi può dire quello che comprendevo di questa semplicità? Mi sento nella mia mente come un mare, e che appena di qualche gocciolina di questo mare posso manifestare, ed anche cose sconnesse tra loro. Deo gratias. Capitolo 36, 8 agosto 1906. Questa mattina, quando appena è venuto il mio benedetto Gesù, ed essendo tutta stanca per la sua privazione, mi ha detto: figlia mia, all'uomo per prendere il suo punto centrale è necessario sempre correre senza mai fermarsi, perché col correre si renderà più agevole il cammino, e man mano che cammina gli verrà manifestato il punto dove deve giungere per trovare il suo centro. E cammin facendo gli verrà somministrata la grazia necessaria al cammino, ed aiutato dalla grazia non sentirà il peso della fatica né della vita. Tutto all'opposto colui che cammina e si ferma, già che solo col fermarsi sentirà la stanchezza di quei passi che ha dato e perderà lena al cammino. Non camminando non potrà vedere il suo punto, che è un bene sommo, e non resterà allettato. La grazia, non vedendolo correre, non si darà in vano, e la vita si renderà insopportabile, perché l'ozio produce noia e fastidio. Ottimi spunti quest'oggi, ascetici tutti. Ieri il Signore aveva fatto un bel volo di gabbiano dentro la vita nella divina volontà, e stupendo, la meditazione di ieri era veramente molto molto bella, e ricordiamolo, chi vive nella mia volontà conviene che tiene la chiave per aprire tutti i tesori di Dio a suo piacere. Molto bella, no? Ecco, oggi torniamo agli argomenti che servono a formare, ecco, un'anima che deve vivere in questo mondo. Allora, l'anima che vive nella divina volontà è un po' ardita. L'anima che vuole intraprendere il cammino della santità. Ardita significa coraggiosa, e pur senza mai perdere, questo è fondamentale, la debita riverenza, e con Gesù certamente entra in confidenza. Io appena l'ho visto, dice Gesù, dice Luisa, l'ho preso e me lo sono stretto nelle mie braccia, ma tanto come se lo volessi rinchiudere nel mio cuore. È uno slancio, tra l'altro qui, per Luisa reale, quindi non solo spirituale, anche se queste operazioni si possono tranquillamente fare, si possono e si devono fare nello spirito, e di esplodere, diciamo così, il suo affetto, il suo amore immenso nei confronti di Gesù. E qui queste persone che obiettano, che brontolano, ecco, che criticano, come si poggiano sul proverbio popolare che la confidenza è la madre della mala creanza.
cosa molto vera, tra l'altro, per quanto riguarda gli esseri umani, specialmente in certi tipi di contesti e di relazioni. Per cui, questo sia detto assolutamente tra parentesi, ma non troppo, nei rapporti interpersonali e la confidenza, salvo chiaramente ovviamente i rapporti tra marito e moglie o cose di questo genere, dove però, ecco, come a differenza che nei rapporti con Gesù, occorre fare attenzione, perché il proverbio non deve diventare vero tra marito e moglie, perché il rispetto, la stima di cui parla Gesù, l'onore, ecco, i coniugi hanno promesso di amarsi e onorarsi tutti i giorni della mia vita, onorarsi più che rispettarsi non devono mai venire a mancare. Invece nelle relazioni interpersonali, chiaramente i cristiani sono animati, San Paolo dice, da affetto fraterno, e piangono con quelli che sono nel pianto, si rallegrano con quelli che sono nella gioia, portano i pesi gli uni degli altri, sono solleciti verso le necessità dei fratelli, tutto questo qui, no? Quindi c'è un clima, quando c'è una comunità cristiana autentica, di amore circolante, no? Di affetto, un clima bello, un clima familiare. Ma altro è questo clima, altro è il clima confidenziale, perché il rispetto delle persone deve essere sempre tenuto alto. Credo in altre meditazioni, faccio sempre degli esempi, perché chi desidera santificarsi deve confrontarsi con delle cose molto concrete, come ci ricorda sempre Papa Francesco. Il cristianesimo non sono teorie, ecco, sono cose molto concrete. Allora, per esempio, l'invadenza non è assolutamente opportuna, è una forma di mala creanza e di indebita confidenza. Fare domande personali, chiedere in generale alle persone cose che riguardano, insomma, semplicemente la vita privata, non necessariamente la vita intima o gli affari propri. Questo non si fa. Cioè, se una persona mi racconta qualche cosa che rientra tra quelli che comunemente si chiamano gli affari suoi, perché vuole rendermene partecipe, perché vuole comunicarmi un'esperienza o per qualche altro buon motivo, io posso anche stare ad ascoltarlo, ma non sono mai legittimato a fargli una domanda personale e privata, mai. E questo anche nei rapporti tra intimi, dove in certe circostanze certamente è lecito, ma si deve sempre osservare un grandissimo rispetto, anche quando, ecco, si facesse, insomma, qualche domanda un pochino più personale, che magari in certi contesti ci può anche stare, l'intimità familiare, ma comunque deve essere sempre, come dire, formulata con estrema delicatezza, rispetto, valutando se è opportuno o non è opportuno, insomma, perché le persone si accorgono se noi... questa è la forma di amore autentico, no? Ecco, allora, Gesù dice che con Luisa non ci sono questi pericoli, e più in generale, come dire, questo discorso che lui fa è estendibile, a patto però, attenzione, che ci sia un amore autentico nei confronti di Gesù. Cioè, queste manifestazioni un pochino forti possono essere, e nel caso di Luisa certamente lo erano, altrimenti Gesù non avrebbe fatto questa arringa difensiva, espressione veramente di amore autentico che con Dio può sfogarsi. Ecco. Noi sappiamo che tante volte negli scritti si trova Gesù desideroso di sfogare il suo amore, ecco, che ha gli sbocchi d'amore che non sa dove andarli a riversare. No? Questo può e deve riguardare anche la creatura. Gesù è contento se viene fatta questa cosa nei suoi confronti. Ecco, purché non sia, e questo lo si capisce abbastanza bene, una manifestazione, come dire, improvvisa, un po' maldestra, insomma, grossolana, goffa, disordinata, di un qualche cosa che è privo di sostanza. Ecco. Ma quando questo è autentico, mai, ecco, fa diminuire la stima, l'onore, l'adorazione anche dovuta al Signore, ma casomai l'aumenta quando è sincero e quando è autentico. Basta ricordare, ecco, che sono sempre due elementi da mantenere insieme.
è che non potendo noi conoscere perfettamente il nostro interno, ecco qui Gesù lo conosceva l'interno di Luisa, quindi dice, state tranquillo che lei non merita biasimo, ma merita lode. Noi non possiamo conoscere perfettamente noi stessi, e quindi nel procedere nei nostri rapporti personali, intimi con Gesù, dobbiamo certamente lasciare il nostro cuore, la nostra anima libera di effondersi in santi e ardenti e ferventi, se il Signore ce lo concede, affetti, sempre temperati, ecco, dalla nostra interiore, ecco, riverenza, spirito di adorazione. Cioè, lui è il nostro amore, è il nostro sposo, è il nostro tutto, ma è sempre anche il nostro Dio. Su questo dobbiamo tanto chiedere aiuto, lo faremo anche nella preghiera alla Madonna, che aveva un equilibrio perfettissimo tra queste dimensioni, e per cui, pur essendo la più grande amante di Dio, è stata anche la più grande adoratrice di lui, ed è maestra dell'uno e dell'altra aspetto. Ecco qua, Gesù non è la prima volta che fa un panegirico della semplicità. La semplicità è una virtù che non è facilmente descrivibile, è più facile viverla che parlarne, e nel senso che noi ci accorgiamo subito quando il nostro stile, il nostro modo, il nostro pensare, il nostro parlare non è semplice. Il contrario di semplice, questa virtù si capisce bene a partire dai suoi contrari. Il contrario di semplice è complicato, il contrario di semplice è contorto, d'accordo? Confusionario. Pensiamo per esempio, no, a quelle persone che si avvicinano al Signore e cominciano a scervellarsi, a farsi domande di tutti i tipi. Io lo so, insomma, perché sono a contatto con le persone, mi contattano in tante persone, no? E a volte si vede, no? Cominciano, ma se Dio onnipotente conosce il nostro futuro, e allora perché la nostra libertà? Quindi sì, oppure cominciano con la Bibbia, ah, ma nella Bibbia ci sta scritto questo qui, allora questo, e allora come lo spieghiamo? Cioè, si comprende, se noi entriamo dentro noi stessi, quando cominciamo a complicare le cose, a complicarci la vita e a complicare le situazioni. Cioè, il rapporto con Dio, dice Gesù ha detto nel Vangelo, se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Il bambino è l'immagine della semplicità. Il bambino non sta a pensare, mo che faccio e mo che non faccio. Gli passa una cosa, per la testa la fa. Adesso attenzione a applicare correttamente questo principio, no? Non è che è un'anima semplice chi fa la prima cosa che gli passa per la testa, ma è la spontaneità e la semplicità del bambino. Il bambino non è capace a fare ragionamenti complicati. Ecco, il bambino non è capace, e noi dobbiamo renderci incapaci di farli. Non occorre starsi a scervellare sulla Bibbia, d'accordo? Non occorre. Certamente il Vangelo occorre leggerlo, ma leggilo con semplicità, nel senso, mettiti in ascolto, fai una preghiera. Non ti mettere a fare l'esegeta sul Vangelo, che non serve. Cerca di comprendere quello che il Signore ti sta dicendo. Se non comprendi qualcosa, dici: Signore, adesso questo non lo capisco, lo capirò più avanti. Va avanti, sta preoccupato. Così non è mai, cioè, certamente è una cosa buona desiderare di conoscere il Signore, no? E di crescere nella sua conoscenza, di crescere in sapienza, come faceva anche Gesù, no? Che ci dice il Vangelo di San Luca, cresceva in sapienza, età e grazia. Ma questo bisogna vedere il modo con cui lo fai. Cioè, noi non possiamo andare a fare l'assalto al Padre Eterno e cercare con la nostra mente di carpirne le logiche, i segreti, i modi di agire, perché chi fa questo trova un muro, d'accordo? Non è che avrà mai un ragno dal buco, e troverà sempre tante difficoltà, tanti ostacoli, tanti conturbamenti. La stessa cosa nei nostri rapporti col prossimo, che devono essere semplici, d'accordo? Devono essere semplici, non si può stare a farsi 3.000 cose, mo se faccio questo, poi chi lo sa che pensano, poi, cioè, capite, quando uno c'ha una retta coscienza che agisce animato dal bene, cerca di muoversi dentro la carità, nel rispetto del prossimo, non può starsi a fare, cioè, se poi qualcuno vuole intendere fischio per fiasco, pazienza, insomma, no? Quindi, non, quindi anche nella nostra preghiera,
Ah, ma io adesso vado a mettere davanti al Santissimo Sacramento, che devo fare? Che devi fare? Ci devi stare. Comincia a provare a balbettare. Se non sai che dire al Signore, come un bambino che tutti quanti noi abbiamo imparato a parlare balbettando, no? Ecco, un bambino prima di parlare, intanto si abbraccia, come dire, si mette la testa sul seno della mamma, l'abbraccia e sta. Ecco, poi piano piano comincerà a balbettare qualcosa, comincerà a parlarci, a dirci qualcosa. Ecco, ripeto, questa è una virtù, cioè, filosoficamente, moralmente la semplicità si definisce come assenza di composizione, appunto, no? E, tra l'altro, da un punto di vista ontologico, San Tommaso lo spiega molto molto bene per comprendere anche la semplicità di Dio, però è un discorso un po' complesso, non adatto ad una meditazione. Comunque è vero che Dio è semplicissimo e sottilissimo, dice il libro della Sapienza, eppure pensiamo a quante cose che Dio sa, pensiamo a quante cose che Dio fa, che sono veramente tante, insomma, no? Che la nostra mente si perde e si sperde solo a pensarne qualcuna, e ciò nonostante è assolutamente semplice. E Gesù spiega che proprio per questa semplicità si trova dappertutto e nulla può sfuggire alla mano. Allora, come si vede che l'anima è semplice? Guardate, ecco qua. Qualunque mortificazione o dispiacere possa ricevere, non cessa di essere luce per sé e per quelli che l'hanno mortificata. Perché? Ecco, qui ci vorrebbe da usare un'espressione romana, perché come dicono a Roma, però non in senso dispregiativo, ma in senso buono, quella cosa gli ha proprio rimbarza. Quindi, se una persona mi mortifica, è la divina volontà ha voluto che fossi mortificato, me lo tengo veramente come se niente fosse, continuando a sorridere, ad amare e continuando a vivere esattamente come vivevo prima della mortificazione, né più né meno. Se un'anima semplice vede cose cattive, ma un bambino, no? Anche se purtroppo adesso gli violano l'innocenza, ma supponiamo un bambino, 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 quindi proprio un bambino che non è, anche quando vede una cosa che un adulto, insomma, sarebbe malizioso, lo turberebbe, a un bambino non gli fa né caldo né freddo. Un'anima semplice è così. Questo non ci giustifica di andare a vedere cose cattive, no? Ma se Dio non voglia ti dovesse capitare sotto gli occhi una cosa cattiva che ti lambisce, chiaramente tu poi farai ben presto a guardare, a volgere lo sguardo altrove, ma non ti fa né caldo né freddo. Dice, resta sempre luce e mai si cambia. Attenzione che quindi il processo di santificazione veramente presuppone una semplificazione. Anche quelli che si stanno a scervellare su se stessi, attenzione, noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo conoscere noi stessi, dobbiamo comprendere le dinamiche profonde del nostro agire, no? Ma c'è un modo malato di fare questa cosa qui, di quelli che stanno ripiegati con se, su se stessi, stanno sempre a pensare a se stessi, ma nel senso di come giustificare le cose, come mi trattano gli altri, come questo, come quell'altro, come difendersi, d'accordo? Come farsi amare, come farsi stimare, questo è una cosa malata, non c'è niente a che fare con la semplicità, no? Eccetera. Come poi lui se stessa dice, chi può dire quello che comprendevo di questa semplicità? Ecco, mano a mano che la viviamo la comprenderemo, perché un'anima semplice campa veramente bene, si campa molto meglio rispetto a chi si fa un sacco di inutili complicazioni alla vita. L'ultimissima cosa, che è il correre nelle vie di Dio. Oh, questo è un bell'argomento. Per prendere il suo punto centrale all'uomo è necessario sempre correre senza mai fermarsi, perché col correre si renderà più agevole il cammino, e man mano che cammina gli verrà manifestato il punto dove deve giungere per trovare il suo centro. E qui Gesù applica questo alla vita della grazia, tale e quale. Allora, c'è il Salmo 119 che a un certo punto, uno dei passi commentati ampiamente, mi ricordo benissimo, da Santa Teresa d'Avila, che
che dice così: corro sulla via dei tuoi comandamenti perché hai dilatato il mio cuore. Bellissima espressione. Il Salmo 119 è stupendo, è uno dei salmi più lunghi, andrebbe meditato parola per parola, riga per riga. Nel breviario, nel vecchio breviario, pensiamo che veniva recitato tutto quanto nelle ore medie della domenica. Adesso la liturgia delle ore lo ha, come dire, lo ha spalmato, diciamo così, nelle ore medie delle quattro settimane del Salterio. Quindi chi recita la liturgia delle ore, l'ora media dura 5 minuti scarsi, insomma, se trovasse il modo di, perché ogni giorno il primo salmo della liturgia delle ore, dell'ora media, è un frammento di questo, uno di questo salmo lunghissimo e stupendo, salmo 119. Cioè, corro sulla via dei comandamenti perché è dilatato il mio cuore. Allora, chi non corre nelle cose di Dio, corre vuol dire che è sollecito, che è attivo, che è costante, che cura la propria vita interiore, che cura la propria vita ascetica, quindi che lavora, ecco, nella vigna della propria anima, per la gloria del Signore, per crescere nella sua conoscenza, ogni giorno di più dedica tempo, energie al Signore, e quindi certamente poi raccoglierà grandi frutti, ma lo fa appunto chi ha dilatato il suo cuore perché è stato toccato dalla grazia. Corro sulla via dei tuoi comandamenti perché hai dilatato il mio cuore. Un cuore grande è una cosa bella, insomma, una cosa bellissima. Dio ama tantissimo i cuori grandi, i cuori magnanimi, dall'animo grande. E chi cammina stentato nelle vie del Signore, quindi chi fa un passo avanti e due indietro, oppure si ferma in continuazione, ecco, buon'anima di mia madre diceva che c'è qualcuno che è nato stanco via per riposasse, e questo nelle vie di Dio è disastroso, d'accordo? Perché non si cresce, si conduce una vita mediocre, è già troppo, insomma, no? Ma si cade anche in quella che poi è la cimia. L'ozio produce noia e fastidio. La cimia, che è una brutta malattia spirituale, questa è un po' più comprensibile della semplicità, perché la cimia è la nausea delle cose divine. Una cosa bruttissima, prodotta proprio da questa inerzia, da questa poca sollecitudine, da questa poca attenzione e tensione verso le cose del cielo. Ecco, allora la nostra anima deve essere atletica, deve essere sotto questo punto di vista, quindi si deve correre tutti i giorni e crescere, procedere. Con lena e con gioia, anche perché chi fa questo, e questo bisogna farlo per comprenderlo, poi vedrà la verità di quello che Gesù dice. Perché se uno corre, cammin facendo, gli viene somministrata la grazia necessaria al cammino, e aiutato dalla grazia non sente né il peso della fatica né della vita. Non lo sente. Invece se la grazia, non vedendolo correre, non si darà in vano, perché Gesù ci dà le grazie, come dice lui nel Vangelo: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto pure quello che crede avere. Quindi se Dio non ti vede attivo, solerte, sollecito, ma le grazie non te le dà, perché tu le sprechi e butti. E se si instaura questo circolo brutto, ma vizioso, la vita si rende insopportabile, perché l'ozio produce noia e fastidio, quindi la noia, il tedio, la depressione, peggio ancora, sono assolutamente incompatibili con una vita sollecita e bella, ecco, al seguito del Signore, bella, serena, tranquilla, ecco, senza disordini, equilibrata, eccetera. Ecco, teniamo bene, insomma, questo punto, no? E se ci vediamo essere un po' come le tartarughe o come le lumache, ci dobbiamo mettere davanti al Signore, dobbiamo chiedergli: dilata un po' il mio cuore, ecco, fammi, insomma, dammi una svegliatina, insomma, fammi comprendere quanto è bello e quanto è grande amarti, perché possa correre con gioia sulla via dei tuoi comandi e sulla via di una sempre più
approfondita conoscenza e amore di te. Come sempre, Santa Vergine Maria, tu sei una grande maestra nell'aiutarci a tradurre in pratica queste sollecitazioni che vengono dal Signore, perché, come accennavamo, nessuno più di te ha coniugato perfettamente un amore sconfinato verso Gesù con uno spirito di adorazione sconfinato, non permettendo mai di pendere eccessivamente né dall'una parte a scapito dell'altra né viceversa. La tua semplicità di perenne bambina, in senso buono, non certamente in senso negativo, ti ha fatto trovare Dio sempre, dovunque, dappertutto, e questa è veramente una grande risorsa per giungere al famoso H24 che caratterizza la vita nella Divina Volontà. E poi io tante volte mi sono immaginata come una pilota spericolatissima, in senso buono, quindi con la macchina della tua anima sempre a tavoletta, ecco, per correre velocissima e inarrestabile, ecco, sulle vie della perfezione, sulle vie di Dio, ecco, con una... Stare al passo tuo è praticamente impossibile, neanche uno se uno si compra la macchina più veloce del mondo, insomma, è impossibile. Però, ecco, tra l'ultima serie della Ferrari, ecco, e la 126 degli anni 70, ecco, possiamo trovare una buona sintesi con qualche auto sportiva, ecco, da... su cui imbarcare la nostra anima per camminare, ecco, e correre un po' sulla via del Signore, aiutati dal tuo esempio e dalla tua incessante intercessione. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.